La vera sorpresa di questo paese, e la vera sorpresa di questo paese sono loro. Sono loro non solo perché il Kenya ha oltre 40 tribù clan con caratteristiche somatiche, culturali, tradizionali, di abbigliamento diverse tra di loro, quindi anche un viaggio alla scoperta dell'uomo, ma per il sorriso di queste persone, per l'accoglienza, la capacità di accoglienza che hanno queste persone. Io dico sempre che quando vai in Kenya ti saluta qualcuno, non ti dice solo ciao, ma ti chiede come stai, che è una cosa in automatico, che è una cosa a cui io personalmente da italiana non sono abituata se non con gli amici. Loro invece lo fanno, e non lo fanno perché ti vogliono chiedere qualcosa, lo fanno perché spontaneamente sono aperti al prossimo. Quindi, nonostante tutto quello che ho detto prima, nonostante il fatto che in Kenya si vedono più animali, animali che ci si possono vedere solo lì, e quindi quando si torna in Italia, il ricordo di queste cose, degli animali, rimane nel cuore, secondo me la cosa che rimane di più nel cuore dopo un viaggio in Kenya sono i keniani. È un popolo meraviglioso, è un popolo che va scoperto, a cui bisogna dare fiducia e confidenza. E con questo chiudiamo. Lasciamo solo qualcosa di pratico, che sono i nostri contatti, la mail, il telefono. Seguiteci su Facebook, perché anche su Facebook mettiamo informazioni utili agli agenti di viaggio. Chiamateci per qualsiasi cosa, se avete bisogno di materiale, se avete dei dubbi, se avete dei gruppi, se avete qualsiasi cosa. Siamo a Milano, quindi venire a Torino non è assolutamente un problema.